Buonasera a tutti, da Sonio Raino. Come si dice a Napoli, no? L'hanno pigliato un coppa per recchi, no? Si dice così. Scusate per il napoletano. Allora io mi sono innamorato di questa squadra. Iscriviti al canale e mettete mi piace. Mi sono innamorato di questa squadra per la grandissima stagione che sta facendo, nonostante questa sconfitta pesante in casa contro il Milan. Ora cerchiamo di analizzare un po' la sconfitta e di capire perché si è arrivati a questo 4-0, no? Il Milan ha i suoi meriti, ha fatto una grande partita. Il Milan ha corso il doppio del Napoli. Kvaratskhelia, tranne adesso, alla fine, è un po' spento, non è quello delle altre sere. Ovviamente i milanisti subito, Leao 2, Kvara 0, chi è Kvara? Vabbè. È inutile parlare, il Napoli è 20 punti sopra tutti. Però ho visto una squadra non concentrata, ho visto una squadra, ecco, un'occasione, siamo alla fine, ho visto una squadra forse già convinta di aver vinto il campionato con questi 15-16 punti di vantaggio. Non è così, o meglio, è così. Il campionato è vinto, ampiamente, perché credo che dopo questo passo falsissimo non si ripeterà mai più nell'era Spalletti, anche se Spalletti sarà 10 anni, non succederà più. Però deve far pensare. Il pallone è tondo, come si dice. Siamo noi la Lazio sulla laziale, siamo noi sotto a 15-16 punti, ma è chiaro che non ci arriveremo mai. Ma non c'ho proprio minimamente il pensiero. E neanche le altre, perché sotto è una, come si dice, è un campionato a chi perde di più. Il Napoli le ha vinte tutte. È merito del Napoli che il Napoli è primo, non del merito degli altri, è merito del Napoli. Stasera però la vittoria del Milan è tanto a merito del Milan, perché ha fatto una partita di corsa, di sacrificio, di squadra, corale, ha dominato il campo. Ora andremo a vedere le statistiche, come faccio sempre, per vedere se le statistiche corrispondono a quello che abbiamo visto in campo. Però c'è anche da dire che il Napoli ha avuto anche tanti demeriti. Ha avuto tanti meriti il Milan, ha avuto tanti demeriti il Napoli. E la chiave tattica della partita è stata l'aggressività con cui le squadre sono entrate in campo e la voglia di vincere. La fame, ecco, mettiamo così, la fame. Perché io il Napoli stasera l'ho visto scarico mentalmente, non fisicamente, perché scarico proprio mentalmente, con la testa, non lo so, ai quarti di finale di Champions, perché saranno tutte partite diverse. Io non credo che il Napoli si possa prendere 4 gol in casa ai quarti di finale di Champions. Poi per carità può succedere, noi non lo sappiamo. Credo che stasera credo che sia un episodio abbastanza isolato. Non ho visto... È mancata la cazzimma al Napoli, il mordente, la voglia di vincere la partita e arrivare prima sulle seconde palle, cosa che ha fatto sempre il Milan. I ripiegamenti difensivi, il Milan si correva uno per l'altro stasera. I giocatori del Milan, per esempio, Kier correva per Tomori, Tonali correva per Rebic, vabbè, poi è entrato De Cataler, non ne parliamo. Una palla ha toccato, ha fatto un passaggio di merda di testa a Bakayoko, e il Napoli stava andando a fare gol con Raspadori, che poi si è scusato, no? De Cataler, incredibile. C'è la coppa di Bakayoko che ha perso palla, ma è difficile gestire una palla data di testa, zero all'ora, con due uomini che ti pressano, ti porta all'errore. Ora un altro tiro, mancano praticamente 30 secondi, ho provato a fare il video prima. Il Napoli stasera mi ha impressionato in maniera negativa. La partita è finita, il Milan ha vinto e bisogna fare dei grandissimi complimenti al Milan. Il Milan ha fatto una partita della Madonna stasera. Il Milan ha meritato di vincere a mani basse, per una serie di motivi. Ora io vorrei andare a vedere le statistiche per vedere se corrisponde al vero, insomma, o se il Milan ha vinto. Vediamo rispetto alla partita. 60% di possesso palla, 40% per il Napoli. Il Napoli aveva perso anche con la Lazio con 60% di possesso palla. Ma quella era stata una partita diversa. La Lazio aveva fatto un tiro in porta, il Napoli neanche uno. E la Lazio, su quel tiro in porta, una partita perfetta della Lazio. Lei è stata una partita perfetta da parte di tutti e due, decisa da un gol di Vesino. Stasera invece
60% possesso palla a 40, 20 tiri a 14, ma il Milan ha calciato 8 tiri oltre 8 volte in porta a 4. Questo a dare valore alla tesi del Milan più pericoloso stasera e con più voglia di fare. Attacchi pericolosi, il Napoli ne ha fatti molti di più, ma erano quegli attacchi fine a se stessi, cioè quel tiki-taka lì alle limite dell'area. Il Napoli non riusciva a passare, la difesa del Milan era piazzata bene, il Milan è riuscito a tenere la squadra in 20 metri. Io l'ho visto fare, lo vedevo fare al Napoli di Sarri, questo, e l'ho visto fare alla Lazio oggi di Sarri, in una squadra di 20 metri, ho visto delle immagini, e ne ho vista una sul Milan stasera. Cioè il Milan già aveva la squadra in 20, 25 metri, tutti là. Il Napoli non aveva spazio, il Napoli ha cercato di fare la partita, però a centrocampo fisicamente l'ha vinta il Milan. Arrivavano, ripeto, sulle seconde palle, quando c'era in contrasto il Milan arrivava sempre prima. Hanno avuto più voglia di attaccare, il Milan ha fatto una partita bellissima. È arrivato al gol meritatamente, ripeto, ci sono tanti demeriti del Napoli stasera, ma tanti demeriti del Napoli. Però no, bisogna dare i giusti meriti al Milan, perché non è facile innanzitutto andare a vincere a Napoli e andare a fare 4 per maggior ragione. Poi nessuno, non è che il medico gliel'ha detto a quelli del Napoli di non giocare stasera per avere la testa altrove, sempre se è vero che sia così. Diciamo che la cosa più logica è il fatto che il Napoli non, ma perché era così, il Napoli stasera non ha giocato a pallone, in campo non c'era. Il Milan è stato bravissimo a sfruttare questa situazione, è stato bravissimo, perché se il Milan fosse entrato con lo stesso periodo del Napoli non avrebbe vinto la partita. Il Milan è entrato per vincere la partita, è entrato con voglia, è questo. Io poi non, se non è questa la motivazione, io non saprei darne altre, perché io non penso che il Milan sia più forte del Napoli, anzi credo che il Napoli, ma neanche l'anno scorso, il Milan, ho sempre detto, l'anno scorso il Milan è stato un miracolo allo scudetto, no? Era la squadra al settimo posto il Milan, che però con il gruppo, con le cose che giravano bene, perché ci vuole anche questo per vincere un campionato, una competizione, con le cose che giravano bene, con il gruppo, con il gioco, con tanta fortuna, il Milan ha vinto immediatamente il campionato. Ma quest'anno il Napoli, che non è che ha fortuna, il Napoli quest'anno è nettamente più forte di tutti e lo sta dimostrando. L'unica squadra che sta tenendo il passo del Napoli, che ha tenuto il passo del Napoli, è stata praticamente la Juventus, che ha perso solo con la Roma, praticamente ne ha vinte 10 nelle ultime 11. La Juve ha meno 15 punti, ora starebbe a 59, no? A 12 punti di distacco dal Napoli. Diciamo che è l'unica squadra che comunque è lontana, ma la Juve è comunque l'unica. Poi delle prime sette, quindi quelle che vanno in Europa, l'unica squadra in serie positiva da 5 partite è la Lazio. Vabbè, è giusto perché autovantarmi, per vantare la mia squadra. Poi Napoli ne ha perse due le ultime 5, ha perso con la Lazio, ha perso col Milan in casa. Però ha vinto 4-0 a Torino, ha vinto 2-0 con l'Atalanta, ha vinto 2-0 a Empoli. Cioè, non è che mo il Napoli è diventato scarso tutta una volta, il Napoli ora deve stare attento. Il Napoli non deve stare attento, il Napoli ha 16 punti di vantaggio, che a 10 giorni dalla fine è impossibile recuperare. È impossibile. 16 punti sono 5 sconfitte. 6 sconfitte su 10. Avete pazienza. Il Napoli ha vinto il campionato. Lo può vincere già tra 3-4 giornate il campionato. Anche perché il Napoli non deve vincere, ma devono vincere gli altri. E ci sono gli scontri diretti, c'è Lazio Juve, c'è... Il Napoli l'ha vinto il campionato. Ma non bisogna mai abbassare la guardia, mai. È un fatto mentale, anche perché c'è la Champions. Perdere sta partita 4-0. Dici, minchia, abbiamo perso 4-0, torniamo con i piedi per terra. Bisogna stare sempre con i piedi per terra. Però dici, minchia, abbiamo perso 4-0, un po' si destabilizza la cosa. No, il Napoli deve ritornare a vincere. E il Milan ha fatto un bel passo, perché il Milan è terzo in classifica, a 4 punti dalla Lazio. Napoli 71, 55, la Lazio 51. Milan è comunque 20 punti sotto al Napoli. Mi dice, il fenomeno di Kvaratskhelia stasera, Leao. Eh sì,
ma quelle c'hanno 20 punti di vantaggio. Certo, stasera Leao ha fatto la differenza, però Kvaratskhelia ha fatto la differenza fino a mo', per 28 partite, per 27 partite. Cioè, quindi parlare di Milan, Milan è tornato il Milan, attenzione, attenzione a niente. Certo, grande vittoria, però bisogna essere onesti, bisogna essere onesti. Cioè, il Napoli ha vinto lo scudetto. Cioè, non ci prendiamo per il culo. Cioè, è inutile sperare, la Lazio, io. No, abbiamo ricordato 3 punti, stiamo a 16 punti. Dove cazzo vuoi andare? Cioè, 16 punti di ritardo. L'obiettivo delle altre è qualificarsi tra le prime 4, quindi secondo, terzo e quarto posto per la Champions. In questo caso c'è la Lazio, ci siamo messi bene a 5, a 4 punti sul Milan. Milan, Inter, Roma e Atalanta. E anche la Juventus sono in 7 punti. In 7 punti ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 squadre. Io ci metto anche la Juventus che non perde più. Forse vince con la Lazio sabato. Perché si accorcia la classifica. Perché la Lazio rimane, in caso di sconfitta rimanerebbe seconda. Ma la classifica si accorcia, ci sono tutti in 4 punti. E può succedere di tutto. Quindi, calmi a dire, ma bene, tanti, il Milan è toccato. Il Napoli ha vinto il campionato. Si gioca dal secondo posto in poi. Stop. E per la retrocessione, che credo che sia anche finita. Comunque, complimenti al Milan per la grande vittoria e spero che il Napoli possa tornare alla vittoria. Spero, cioè non è che me ne frega più di tanto, però visto che quest'anno mi sono innamorato di questa squadra, del gioco del Napoli, spero che, credo e sono sicuro del fatto che il Napoli tornerà a martellare in queste ultime giornate per chiudere definitivamente il discorso. E soprattutto a giocarsi la Champions League. Sarà una bellissima partita. La Champions League sono partite a parte. Però attenzione. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Sempre Forza Lazio, sempre perché sia chiara questa cosa. Ciao.